E raccontano che sia uno spettacolo vedere Morozov quando monta la sequenza di passi insieme ad Amodio. Dice, c'è proprio una... Sì, perché Morozov pattina ancora proprio lui e quindi si divertono insieme a creare cose un po' pazze. E poi lo avete avuto anche a Sesto, no? Morozov è venuto a seguire sì, è stato a Milano molto, molto spesso di recente con Valentina, ha cominciato a seguire Cappellini la notte, e quindi vedremo cosa succederà in futuro. Ed ecco i campioni europei delle coppie di artistico, Aliona Savchenko, Robin Sokolov. Barbie Girl. Il rosa è il tuo colore quest'anno, eh? Sì. Campioni europei, Aliona Savchenko, Robin Solkovi, dunque per loro è arrivata la quarta medaglia d'oro, l'anno scorso avevano vinto d'argento, ma quest'anno sono tornati a riprendersi il titolo. E gli applausi sono tutti per loro, adesso dovrebbero anche farci vedere proprio una... Sì, divertentissima. Lei quest'anno hanno scelto proprio questo filone divertente, hanno cambiato il loro genere. Sì, un po' più sul comico. Questo è piaciuto molto al pubblico, sono passi che in realtà sono molto molto semplici, passaggi semplici ma d'effetto, di molto effetto sullo spettatore. Ma io ho una curiosità, ma come si costruisce il programma del gala? Cioè lo decidete voi allenatori, lo decidono loro, ne lavorate comunque insieme come se fosse un esercizio da gara?
Sì, magari a qualcuno viene l'idea di che cosa si vuole fare, poi si discute, si cerca la musica, si pensa al costume, si fanno delle prove, magari si testa anche un attimo per vedere se ha il risultato che si spera davvero, e poi ci si diverte comunque molto. E loro devono essersi divertiti anche nel costruire il programma, esatto, per la gara, perché sono dei Pink Panther, la Pantera Rosa è veramente riuscita e adatta per loro. Io l'ho trovata sempre dal primo giorno che l'hanno mostrata molto molto bella. D'oro, perché ovviamente li ha portati a vincere nella gara delle coppie d'artistiche. Lo ricordiamo, gara delle coppie d'artistiche dove noi avevamo due coppie azzurre, Stefania Bertone e Ondra Otak con il quinto posto, Carolina Gillespie e Luca De Matteo che hanno ottenuto il 12° posto. E adesso si sarà veramente